Piemonte Doc Grignolino Altro Mondo 2018 di Iket Nunc. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal vino. Oggi vi porto in Piemonte, in particolare in Monferrato, per parlare di una varietà autoctona proprio di questo territorio, il Grignolino. Una varietà che pensate che oggi è coltivata solamente per l'1% del terreno del territorio del Piemonte, per cui una varietà diffusa pochissimo, soprattutto a causa della fillossera che a fine dell'Ottocento, inizio Novecento, distrusse tutti i vigneti, in particolare in Monferrato di Grignolino. Quindi oggi è una varietà molto rara, ma che dà grandissime soddisfazioni al palato e soprattutto molto fresca, beverina, ma attenzione perché, come vedremo, ha delle belle sfumature, del bel potenziale anche per l'invecchiamento. Ma da cosa prende il nome Grignolino? Per alcuni il nome deriva proprio da grignole, che significa vinacciolo. Infatti, in questa varietà ne è ricca, è piena di vinaccioli al suo interno. Oggi ho deciso di raccontarvi il Grignolino attraverso una bellissima rappresentazione di questa varietà. Infatti ci troviamo di fronte al Grignolino 2018 della cantina Iket Nunc, situata proprio a Vignale Monferrato, nel cuore del Monferrato. Infatti in questo territorio il Grignolino ha sempre trovato la sua dimora. Pensate che proprio l'etimologia del nome Vignale richiama i vigneti, Vignalis, luogo delle vigne. E ci troviamo davanti a una cantina Iket Nunc, una cantina dalle visioni molto importanti, visioni di qualità in primis, ma anche di sostenibilità. Una cantina che da pochissimo ha inaugurato la sua nuova struttura, la nuova dimora delle botti e delle vasche che vanno ad affinare, a fermentare questi vini di grande pregio. Ma perché Iket Nunc? Proprio da qui ed ora. Infatti, questi imprenditori hanno deciso di investire qui in Monferrato e ora non vogliono aspettare, vogliono scrivere ora la storia e vogliono soprattutto dare una grande qualità e una grande visibilità a un territorio che ha un enorme potenziale. E oggi lo vediamo con il loro Grignolino Altro Mondo in vendemmia 2018, un vino che esclusivamente vede l'acciaio sia in fermentazione che in affinamento. E vediamo subito cosa da dirci al calice. Un colore, come vediamo, non troppo carico, tipico di questa varietà, un colore rosso rubino con ancora, se vogliamo, dei riflessi leggermente sul purpureo. Un olfatto al naso si presenta molto fresco, con note spiccatamente fruttate, frutti rossi, ma anche piacevolissime note floreali, questa bella rosa fresca che inebria l'olfatto. Al palato è altrettanto fresco. La prima cosa che percepiamo è questa piacevolissima freschezza, poi seguita da importanti aromi che tornano fruttati e piacevoli. Un tannino sicuramente morbido, leggero, piacevole, un vino questo molto equilibrato, molto giovane, ma che non da aspettare per lungo tempo, ma che può dare grandi soddisfazioni anche con l'invecchiamento, ma già godibile assolutamente da adesso, anche in abbinamento a piatti di pesce. Io lo consiglio magari con un pesce, può essere un pesce sottosale, ma perché no, anche un bel arrosto di pesce. Lo consiglierei sicuramente anche in abbinamento a formaggi non troppo stagionati, formaggi freschi e, perché no, anche con piatti a base di carne delicati. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento. Ripartiamo dal vino.